Dopo una inaugurazione in pompa magna, il depuratore comunale ha messo tutta la cittadinanza in allarme, poiché nelle ultime settimane abbiamo assistito a eventi poco piacevoli che hanno fatto pensare a un malfunzionamento dello stesso. Con i social network ormai nulla si può nascondere, basta un video girato con un cellulare e un click per pubblicarlo in rete. Ad esempio, abbiamo trovato su Facebook un video alquanto scioccante e al limite del disgusto riguardo la spiaggia del lungomare San Vito, proprio quella vicino alla rotonda. Il video postato su Facebook da P. Salerno lascia senza parole. Riprende una bella giornata di sole, una spiaggia con dei bagnanti, quando all'improvviso da un canale di scolo della rete fognaria cittadina, che dovrebbe essere chiuso e non funzionante, comincia a uscire del liquame maleodorante che fa pensare non ad uno scolo di acque bianche, bensì a un vero e proprio scarico di fognatura. Nel video si può notare benissimo la presenza di bambini su quella spiaggia, intere famiglie, ragazzi con amici che restano esterrefatti da quanto si trovano ad assistere. Altro avvenimento poco distante dalla spiaggia di San Vito, cioè a 100 metri circa dal ponte sul fiume Arena, ha destato grande preoccupazione degli abitanti della zona di Boccarena, a causa di una sospetta fuoriuscita di materiale melmoso a pochi metri dalla costa. I cittadini hanno notato un ribollire dell'acqua da cui usciva del materiale melmoso e scuro, il quale emanava proprio quell'odore putrido che ha spinto gli abitanti a chiamare prima i vigili urbani e poi la guardia costiera. Proprio da quelle parti si troverebbe il famoso pennellone che dal depuratore porta gli scarichi depurati, almeno così dicono, al largo della costa mazzarese. Sempre sul lungomare San Vito, ma questa volta all'altezza della chiesetta dedicata al santo patrono della città, proprio in quel luogo, durante l'inaugurazione del monumento ai pescatori, era impossibile non notare uno scarico che sgorgava liquami a volontà color marrone. Come mai? Questi scarichi a cosa sono collegati? Cosa riversano in mare? Sembrano domande futili, ma la risposta non sempre è poi così scontata. Restiamo in attesa di avere risposta dall'amministrazione comunale. Intanto, proprio questa mattina, la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e i tecnici della sede trapanese dell'ARPA Sicilia hanno effettuato un sopralluogo al depuratore per constatarne le condizioni. Non rimane che attendere, quindi, i risultati di tali controlli.